Ci troviamo oggi al Parco Sempione. Siamo qui per visitare un importante monumento, che non è l'Arena Civica, non è il Castello Sforzesco e non è nemmeno l'Arco della Pace. È la Torre Branca. La torre si chiamava originariamente Torre Littoria e fu costruita nel 1933, nel giro di 2 mesi e mezzo. L'architetto che l'ha progettata è Gio Ponti e fu appunto inaugurata durante la quinta mostra triennale. È una struttura interamente in acciaio, alta 108,6 metri, è il quinto edificio più alto di Milano dopo Palazzo Lombardia, il Pirellone, la Torre Breda e la Torre Galfa. È di pochi metri più alta del Duomo. La torre ha una struttura tronco piramidale a sezione esagonale. Alla base i lati misurano 6 metri, mentre a 100 metri di altezza misurano 4,45 m. È interamente costruita con tubi d'acciaio d'almine. Nel 1972 la torre fu chiusa al pubblico perché è pericolante e fu solo in seguito grazie all'intervento di un'importante ditta, le distillerie Branca, che la torre fu restaurata e riaperta al pubblico nel 2002. In questa occasione cambiò il suo nome da Torre Littoria a Torre Branca. Un ascensore porta fino a 5 persone dalla base della torre alla sommità.